Ebbene, nella prima parte abbiamo accennato come il rapporto tra causa interiore del male fisico e la sua manifestazione corporea riguardi il karma e perciò la possibilità che all'ente animico sia accordato un dominio sulle forze plasmatrici eteriche in determinati organi vitali. Laddove l'ente animico ha il potere di attestarsi oltre la sua normale funzione nell'economia psicosomatica, l'elemento minerale tende a sottrarsi al dominio eterico e quindi all'animico spirituale. Ovunque un processo fisico si affermi con un quantum di autonomia rispetto al rispondente processo vitale spirituale, si può dire che il doppio animico si afferma e tende a contrastare, e perciò in definitiva indirettamente a suscitare, le attività dell'anima costituzionalmente portate a servirsi di quella zona eterico-fisica come di un loro supporto. In sostanza, il processo rivela una sconnessione dell'organismo animico-fisico con le forze radicali dell'io. Occorre a tal proposito non dimenticare che anche le impressioni sensorie risonanti nell'anima oltre un determinato limite di anormalità divengono veicolo del dominio animico. L'elemento fisico, non compiutamente elaborato dai processi astrali eterici dell'io, tende a comportarsi nell'organismo come nel mondo esterno, secondo le normali leggi di natura, contro le quali in realtà la vita come vita dell'io è continuamente in lotta. Le leggi di natura si realizzano compiutamente nel corpo fisico abbandonato dalla vita, cioè nel cadavere. Non esistono invero leggi di natura escogitate e dominate dall'uomo, mediante le quali egli afferri il fenomeno della vita. Il supporto fisico malato, in sostanza, è un indice morale, il segno di una insufficiente presenza dell'anima cosciente a determinare connessioni con il sensibile. Ma per ciò stesso può significare il contrario. Un organo è fisicamente insufficiente rispetto alla correlativa evoluzione dell'anima. Può verificarsi che la funzione debba potenziarsi proprio mediante la sua lotta impegnata per esprimersi mediante l'organo inefficiente. La carenza di forze morali non si esprime sempre necessariamente mediante la malattia di questo o di quell'altro organo. La malattia è sempre il segno di una decisione dell'io di superare sul piano fisico determinate forme della immoralità inconscia. Un processo di guarigione morale comincia con un processo di malattia fisica, in quanto di questa guarigione morale l'uomo non è capace di essere il diretto suscitatore. Di solito tutto si svolge per lui in forma non cosciente. Egli non ha coscienza delle zone corporee della propria immoralità. D'altro canto, oggi è diffuso un tipo umano che convive talmente in accordo con la propria amoralità da poter fruire di un equilibrio sì nella vita fisica, proprio grazie al fatto che la coscienza morale non disturba la natura. Tale tipo di uomo, tale tipo umano, in sostanza non è in grado di avvertire la propria condizione amorale mediante l'allarme di specifiche malattie, o anche di mutare pensieri mediante l'ausilio della sofferenza. Questo tipo umano percorre un cammino
più lungo, in quanto coesistendo eticamente con il proprio mondo immorale, non ne viene disturbato ed anzi può esprimere esistenzialmente la propria identità con esso. Cioè, in sostanza, tende a compiere azioni il cui contenuto karmico lo porterà in avvenire a quel contrasto frontale con sé di cui oggi non è capace. Oggi non dispone di sufficienti impulsi morali perché gli si dischiuda come via l'esperienza del dolore e della conoscenza. In genere, al male di un determinato organo risponde l'esigenza di una più intensa manifestazione della vita dell'anima mediante esso. La malattia è organica quando si verifica per difetto radicale di vita dell'io nell'anima. Carenza morale e necessità di identificazione, di edificazione morale, tali da esigere di esprimersi mediante una condizione fisica. Allorché la sintomatologia rimanda ad un eccesso di presenza dell'io nell'anima, non si tratta di vera e propria malattia. Occorre risalire ai processi del sistema nervoso. Operando positivamente sul sistema nervoso, si guarisce l'organo malato. Questo non è radicalmente attaccato, ossia non è mineralmente o etericamente sopraffatto dall'ente arimanico. Minimamente alterato è messo in difficoltà da turbe nervose. Come si è potuto mostrare l'ascesi del pensiero secondo il canone dei nuovi tempi, è la reale operazione terapeutica nei riguardi di qualsiasi disordine del sistema dei nervi nervoso. Il male nervoso va collegato con l'influenza esercitata dall'ente luciferico nel corpo astrale, in particolare mediante il sentire. Non è un vero e proprio male. Soltanto l'energica disciplina del pensiero può guarirlo. Il pensiero deve essere pensato dall'io, non dal corpo astrale, pur esprimendosi mediante questo, mediante il corpo astrale. Il pensiero che non conosca la propria natura extrapsichica e il potere della coerenza con la propria scaturigine sopramentale non può porre limiti all'invasione subconscia del sentire nella sfera mentale. E qui vediamo delinearsi le premesse dell'identica terapia richiesta ad arginare l'azione arimanica nella vita interiore e perciò necessaria anche alla guarigione delle malattie organiche. Nell'economia psicofisica delle forze dell'organismo, l'efficienza vitale dipende dall'equilibrio ogni volta conseguibile tra processi sottili edificanti e processi sottili distruttivi, ambedue necessari alla salute corporea, in realtà sempre infieri, cioè in via di formazione, in divenire. Quando la funzione distruttiva o edificante propria al rapporto dinamico tra correnti astrali ed eteriche eccede il proprio normale limite in un organo, questo organo si ammala. Compito del terapeuta, allora, è risalire alla causa e identificare se si tratti o di origine organica o nervosa, alla causa del male. Egli può intuire il tipo di disfunzione morale che ne è alla base, e però quale specifica azione venga richiesta dall'io, dall'eccesso di correnti distruttive o di correnti edificanti.